Matteo, esci fuori, che ci fai dietro quella pianta? nella La giungla, io ti giungla! vedo L'ho che stai dietro una pianta. visto! Ok, non parlo, ma perché? Perché dobbiamo stare in silenzio? Dinosauri, I ecco, dinosauri. trema tutto! Oh, trema tutto! È vero, che sta succedendo? Perché c'è il Vieni, terremoto? mi ha fatto No, mi dispiace, Matteo, non ti volevo far scoprire per adesso, dobbiamo scappare! Ecco, nascondi, Matteo, stanno arrivando! Ok, Matteo, ti hanno trovato, ma questi sono i Epic Animals? Dino Family! No, incredibile! Questa è una novità assoluta, Matteo! È una nuova collezione di Iramix che si trova. In edicola! E quindi io sono contentissimo, Matteo, che ti ho fatto Anch'io! scoprire, perché altrimenti tutte queste bustine che Grazie! stanno qui non le avevamo. Invece adesso apriremo tutta la collezione e scopriremo tutti i dinosauri grandi e piccini, perché c'è la famiglia intera. E allora sei pronto ad aprire la prima bustina? In ogni bustina c'è sempre il Sì, il magazine. Magazine Terra, che è uno dei nostri magazine preferiti, perché ci sono sempre tante curiosità da scoprire. Poi abbiamo la checklist completa di tutta la collezione. Incredibile! Ci sono le storie, i combattimenti fra i vari dinosauri. E poi per finire, come sempre, tanti giochini che poi dopo io e Matteo ci divertiremo a farli, vero? Ma adesso, ragazzi, è giunto il momento di scoprire che cosa, Matti? L'animale! Il dinosauro! Eccolo qua, questa è la mamma dinosaura! Guarda qui che apertura alare! E questo è lo Pteranodonte! Lo conoscevi tu, lo Pteranodonte, Matteo? No! Vediamo il piccolo, come sarà fatto il piccolino di Pteranododino! Eccolo, guardate com'è carino! Che musetto che ha! Matti, dagli un bacetto a questo. Oh, che coraggio che hai! A questo punto, io andrei con la seconda. Bottina! Vediamo cosa c'è in quest'altra bustina. Attenzione! Oh, no! Guarda qui, questo è uno dei miei preferiti. Un altro dinosauro bellissimo. Matti, sai come si chiama questo dinosauro? No, come no, Matti? Si chiama il centrosauro! Perché adesso lo metteremo al centro del tavolino. Vai, mettilo al centro del tavolino. Guarda qui, quanto è bello! Mamma mia, vediamo il suo cucciolotto. Vediamolo un po'. No, ragazzi, guarda qui, è bellissimo anche lui. Matti, io gli darei un altro bacio. Dai, dai un bacio da parte mia. Sei carinissimo, guarda qui. Ma che collezione, ragazzi, ne abbiamo aperte solo due di bustine. E già devo dire che sono innamorato di questa collezione. Matti, a te piace? Sì! Ovvio, andiamo con la prossima. Oh, cosa c'è in questa bustina? No! Matti, guarda qui, lo sta abbracciando. Mamma che corna! Matteo, che animale, anzi no, che dinosauro è questo? Lo sai? No. Vediamo. Come no? Guarda, rassomiglia un po' a un elefante. E quindi è il mammut, bravissimo, col suo piccolo, il mammutino, il mammutone, che è questo qui, e poi a fianco abbiamo il mammutino. Vediamo. Vediamo. Wow, fammi vedere di che dinosauro si tratta. No, lo riconosco benissimo da queste due creste rosse che ha sulla testa. Matti, sai come si chiama questo dinosauro No. qui? Te lo dico io, si chiama il Dilophosaurus. Ecco, Matteo, non far cadere il Dilophosaurus sul mammut. Vediamo il suo piccolino. Anche lui dovrebbe avere la doppia cresta, se non sbaglio, eh? Vediamo. Ce l'ha? Sì, eccola lì, la doppia cresta rossa. Wow! Matti, questo è l'Utahraptor! Mamma mia, guarda lì! Questo era un dinosauro bellissimo! Lo sai che era molto astuto, agilissimo! È davvero troppo bello! Wow! Matteo, questo qui lo riconosciamo dai suoi segni particolari. Guarda qui, che artigli che ha! Sai come si chiama questo dinosauro qui?
il pterizinosauro dai lunghi artigli. Ah, guarda, è caduto il pterizinosauro ed è andato a finire vicino all'altro. E questo è il piccolino. Vediamo quanto è piccolo, vediamo se riusciamo a riprenderlo. Eccolo qui, ma è carinissimo, quasi quasi lo prendiamo come animale domestico e lo metti nella tua culla. Culla? Ma ti dormi nella culla? No, dormo qui. Dorme nel letto, lui è grande, non è un dinosauro piccolino. E adesso passiamo alla prossima. Bustina. Oh. Wow, attenzione Matteo, ti è caduto il bimbo? Il piccolo, se si arrabbia questo dinosauro, sai dove ti fa arrivare? Vediamo un po' di chi si tratta. No, questo qui Matteo, con questa armatura, sai come si chiama? No. Come no? Dai, questo sa fare bene i nodi. Si chiama il nodo sauro. Dai Matteo, come cadi sul dinosauro. E adesso passiamo alla prossima. Puntina. Oh, vediamo di chi si tratta. Questo è uno dei miei preferiti, Matti! Hai capito chi hai trovato? No. Hai capito chi hai trovato? Questa è la tigre dai denti a sciabola, lo smalodonte! Bellissimo! Sono curioso di vedere se anche il suo cucciolo ha i dentoni così. Fammi vedere. No, ma è un cucciolo gattino! Bellissimo, lo voglio anche io! Matti, che fai? Me lo dai Matteo, me lo regali per favore. Fammi vedere tu la faccina da gattino, fammi vedere i dentoni. Ah, Matteo, fai paura anche alla mosca. Vediamo chi c'è qui. Vedo una bocca aperta. No, eccola la sua caratteristica, è proprio la vela sul dorso. Sai come si chiama questo? Il dimetrodonte, ecco, è caduto e si rompe la vela. Matteo, ma che fai? Poi non possiamo andare più in barca. Non è vero, stavo scherzando. Vediamo il suo piccolo, c'ha anche lui la vela sulla schiena? Vediamo, tu dici di sì? Sono curiosissimo di vederlo. Ce l'ha? Matti, ce l'ha? Sì, eccola qui, ce l'ha anche lui. Guardate, sembra un... ecco, è caduto. No, però cade in piedi, è come i gatti. Guarda qui, sembra una certolina con questa bellissima vela rossa e gialla sulla schiena. Wow! Matteo, siamo pronti per la prossima? Bottina! Ma quante ne sono? Vedo che la collezione è infinita. Guarda qui, abbiamo quasi riempito tutto il tavolino. Ma noi non ci stanchiamo mai! Vediamo di chi si tratta questa volta. Forza Matteo, non vedo l'ora di scoprire questo nuovo... dinosauro! Bellissimo! Guarda qui! Ecco, Matteo, che fai? Questi piccoletti li fai sempre sobbalzare. Se si arrabbiano questi dinosauri grandi, ci fanno male. Quindi attendo i piccoletti. Lui è il parasaurolofo, che inizia la parola tipo paracadute, paracadutista, ma in realtà ha questo tubo che sembra la maschera dei sub, vedete? Questo qui che c'ha sulla testa. E adesso vediamo il piccoletto Matteo, dai! Oh, guardate come si mantiene bene in piedi! Troppo carino! Guarda, simpaticissimo! Aspetta Matti, vediamo questo qui, dai! Vediamo il piccoletto, e anche lui con la sua bellissima maschera pronto per tuffarsi a mare. Non è vero, stavo scherzando. Dai, guardiamo la collezione. Sempre più dinosauri qui sul nostro tavolino. E quindi possiamo passare alla prossima. Bottina. Vediamo chi abbiamo qui. Tutto rosso, attenzione, come un diavolo. Infatti c'ha qui queste due corna che ricordano proprio le corna del toro. Sai qual è il nome di questo dinosauro qui? Matteo, ma come mai non sai i nomi dei dinosauri? Tu che sai tutto. Questo è il Carnotauro. Ah! Ed era un predatore bipede con queste braccine cortissime e delle zampe molto potenti. Matti, adesso cosa ci fai vedere? Il suo piccoletto, se non sbaglio. Ed eccolo qui come cucciolino. Anche lui c'ha le cornine. Ed è molto molto piccolino, carino. Guardate sulla schiena, che dettagli stupendi. Chi abbiamo adesso?
nella nostra collezione infinita. Abbiamo, attenzione, Triceratopo. No, come si chiama Matteo questo? Triceratopo. Bravissimo, ne hai indovinata una. Complimenti, perché questo qua lo fa vedere anche dentro a Peppa Pig. Dici la verità. Dai, eccolo qui il Triceratopo. E questo è il suo piccolino. Guarda come sono carini, che dettagli. Li mettiamo qua, li mettiamo sulla collezione. Matteo ovviamente li fa cadere perché sono troppo belli. Guarda che dettagli. Vediamo anche il piccoletto. Guardate qui, bellissimo. Matteo, diciamo che la collezione è davvero straordinaria. Non finisce mai, perché adesso dobbiamo aprire un'altra bustina. Oh, vediamo quest'altro dinosauro. No, guarda che coda. Come si chiama questo, Matteo? Lo sai? No. Leo plo ce fa no. E vuoi plo ce fa lo Matteo, ma non sai niente. Com'è possibile, tu che sei un saputello? Guarda che carino, anche lui sulla schiena è pieno di questi artigli, no, artigli perché sono delle ossa, una corazza, dai, chiamiamola così. Mettiamola nella nostra bellissima, infinita, grandiosa collezione. Matteo, ma perché li fai cadere sempre questi dinosauri? E cadono perché non li metti bene, secondo me. Ecco, sistemiamoli un po' e li mettiamo in piedi, perché sono bellissimi da vedere. Guarda, si muove da solo. Matteo sta prendendo vita. Attenzione, attenzione, penso che dobbiamo scappare. Però prima di scappare, cosa facciamo? Apriamo un'altra bustina. Speriamo che esce il T-Rex. Sì, sì, cosa, Matti? È proprio lui, finalmente. Non è, vedevo l'ora di vederlo. Siamo stati fortunatissimi, perché mancava proprio lui alla nostra bellissima collezione, che ci stiamo accingendo a scoprirla per intero. Incredibile. Ce li avremo tutti. Cosa fa? Che distrugge tutto il mondo. Chi distrugge tutto il mondo? Il T-Rex. Mamma mia, guarda lì. Davvero un incontro ravvicinato col T-Rex, con questa bocca e quei dentoni. Non l'auguro a nessuno. Guarda qui, che quanto è grande. Mamma mia, bellissimo. Ma il suo piccolo, Matti, è grande uguale? No, è un cucciolotto. Dai, lo possiamo tenere anche qui in casa, un bel cucciolo di T-Rex, che ne dici? Lo adottiamo? Sì. Ok, ma prima apriamo un'altra bustina. Wow, chi abbiamo adesso? Il brachiosauro, che è l'antenato della giraffa, con la sua testa che sta andando a testa, il suo collo lunghissimo. Guarda, Matteo, che gli fai a questo povero dinosauro? Meno male che non esiste più, altrimenti adesso mandava tutti i suoi familiari. Perché adesso dobbiamo vedere il piccolo. Che fine ha fatto il piccolo di brachiosauro? Vediamo se la sua testa... E prendilo, dai, vediamo se la sua testa è lunga come quella della mamma, Vediamo Matteo che si impegna nella ricerca. Eccolo qui. Sì, anche lui ha una bella testolina, bella lunga, eccolo. Wow, Matti, ma quando finisce questa collezione? Mai. È davvero infinita. Io sono contento, perché così possiamo aprire tantissime. Chi ci sarà mai adesso? A chi tocca? Rosso! Velociraptor! No, Matteo, come si chiama questo? Velociraptor! No, come fai a saperlo? Ma cioè, in quella più semplice... Ma c'è la pubblicità di tutti! Ah, esatto! Non l'hai vista questa pubblicità? Questa è un'anteprima assoluta, la nostra mega collezione! Guardate che colori, ragazzi! È davvero bellissima. E adesso si aggiunge quest'altro dinosauro che Matteo l'ha fatto cadere. Poverino, poverino. Guarda qui anche lui com'è bello. Il piccolo, Matti, glielo mettiamo vicino, altrimenti questo si arrabbia. Dove sta? È caduto, hai fatto cadere. Eccolo, Matti, sta qui in mezzo, solo soletto. Mettilo vicino alla sua mamma, dai. Poverino, altrimenti si sente solo. Ecco, se la mamma gli dà la pappa. Mentre noi cosa dobbiamo fare? Un'altra bustina. Vediamo chi troverai adesso. Il brontosauro. No, il brontosauro. Aspetta, Matteo, fino adesso non dicevi nessun nome. Adesso li stai dicendo tutti. Come mai? Perché io sono un
sapientino. Ok, sei un sapientino, però prima non me ne hai detto uno di nome, invece adesso li stai dicendo tutti. Ti ho fatto uno scherzo. Ah, mi hai fatto uno scherzo, ma infatti mi sembrava strano perché tu sempre sai sempre i nomi di qualsiasi animale, qualsiasi dinosauro, qualsiasi cosa si muove sulla terra. Vediamo per favore il suo piccolino. Oh, vogliamo tenerci questo che c'ha questa bellissima testa gigante. Ecco, adesso li facciamo cadere tutti. Eccolo. Eccolo qua, il piccoletto dov'è? Wow, anche lui è simpaticissimo. Aspetta, Matti, non si vede niente. Perché il piccolino? Il brontolino. Il brontolino, dai. Oh, attenzione, abbiamo... No, vabbè, e allora è davvero, mi avevi preso in giro, prima li conosci tutti, non ci posso credere. Qui abbiamo anche lo stegosauro, guardate qui, è la nostra collezione completissima, ci sono tutti, non manca nessuno, manca solo il piccoletto. Guarda qui ragazzi, metti tutti i dinosauri insieme, forza, abbassati che ti faccio una foto con tutta la collezione. 1, 2, dici cheese, dite tutti cheese, mi raccomando, 1, 2... Cheese. Bravissimi! Che foto, Matteo! E adesso nel museo dei dinosauri ci sarà anche la tua foto, sarai il dinosauro anche tu. E allora ragazzi, se vi è piaciuta tutta la nostra collezione straordinaria, bellissima, di tutti questi straordinari dinosauri dettagliatissimi e di Matteo e il suo mega unboxing che non finiva mai, guardate cosa ha combinato qui a terra. Adesso ci tocca ripulire tutto prima che arriva mamma. Cari seguaci Matteo, che vi chiamate sempre? Formaggini! Al prossimo video, ciao!